Quando Gesù dunque guarisce questo lebbroso, la prima cosa che fa è strapparlo dalla solitudine, reinserirlo nel tessuto sociale, farlo diventare uomo un'altra volta, reinserirlo dentro al tessuto dell'assemblea orante, quindi farlo diventare credente un'altra volta. Tenete presente ancora questo. Nel mondo biblico il lebbroso è un peccatore. E quindi guarire dalla lebbra significa essere perdonato. E quindi Gesù lo perdona. Per capire lebbra uguale manifestazione del peccato, basta che voi leggiate l'epopea dell'Esodo, dove la sorella di Mosè, insieme ad Aronne, critica il fratello, Mosè, e diventa lebbrosa. E Mosè deve intervenire per lei, perché Dio la perdoni e quindi la guarisca. Quindi cominciamo col dire allora che la guarigione del lebbroso ha un valore terapeutico. E un perdono dei peccati è un riumanizzare la persona. Ma c'è anche qualche cosa di più. Se ricordate, la parola impuro nel mondo orientale è equivalente a profano, mentre la parola puro è equivalente a santo. Noi l'abbiamo già fatto, per questo non ve l'ho rimesso, perché al capitolo 10, versetto 10 del libro del Levitico, voi trovate i famosi quattro nomi disposti in parallelismo sinonimico con binomiale antitetico. Non sparatemi. Il testo biblico dice così, questo vi l'ho detto, affinché sappiate distinguere fra ciò che è santo da ciò che è profano, binomiale antitetico. Ciò che è immondo da ciò che è mondo, altro binomiale antitetico, ma fra loro due, fra i due binomiali c'è un parallelismo sinonimico, dicono la stessa cosa. Se volete una cattiveria, per di più è chiasmatico. Così abbiamo finito. In questo caso è importante conoscere il significato di uno dei quattro nomi, poi diventano chiari tutti gli altri. Ora il mondo è il cadavere, è il lebbroso, è la perdita di sangue, la persona che ha una perdita di sangue o per ferita o per altre faccende. Sangue sappiamo che è la vita. Perdere vita rende impuri, quindi impuro significa mancante di vita. Ora, di conseguenza, puro vuol dire pieno di vita, e quindi profano vuol dire mancante di vita, santo vuol dire pieno di vita. Ora, se tenete presente che Dio non ha la vita, ma Dio è la vita, Dio non può essere contagiato dall'impuro, mentre invece la persona pura, la persona che ha la vita ma non è la vita, può essere contagiato dalla persona impura. Perché Gesù lo tocca? È un gesto superfluo, poteva guarirlo benissimo con una sola parola. Cos'è che vuol dimostrare Gesù con questo piccolo gesto? Che lui è Dio. Quindi il contagio non passa dal lebbroso a lui, il contagio dell'impurità, ma il contagio della vita che passa da lui al lebbroso. Allora, questo gesto, che abbiamo già visto essere un perdono dei peccati, essere una umanizzazione della persona, perché riporta dentro al consesso dell'accampamento, della città, dell'assemblea liturgica, e anche la manifestazione della divinità di Gesù, era una teofania.
Se notate, il brano successivo è più chiaro. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Affinché sappiate che il figlio dell'uomo può rimettere i peccati, dico te alzati e cammina, e quindi io sono Dio. Là il discorso è molto più chiaro, qui è molto più sottile. Lo toccò. E il lebbroso viene guarito. Ma c'è anche qualche cosa di più. All'epoca di Gesù, noi abbiamo gli scritti rabbinici di quell'epoca, il lebbroso viene considerato un morto. Respira, ma è un morto. Guarire un lebbroso, dunque, è far risorgere una persona. Guarire il lebbroso non è come far parlare un muto, come far camminare uno storpio, come guarire la suocera di Pietro dalla febbre. Guarire il lebbroso è un'altra cosa. Ed infine, non dobbiamo dimenticarci che Gesù ai discepoli di Giovanni che gli chiedevano sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Gesù risponde così: andate a riferire, siamo alla linea 44, andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri è annunciata la buona notizia. Alla linea 45 io vi ho messo di proposito fra parentesi i testi a cui Gesù si ispira per dare questa risposta ai discepoli di Giovanni Battista che gli chiedevano appunto sei tu o un altro. Cosa notate in quei testi? Sono tutti di Isaia. Chi era Isaia? Era un profeta. Ora, se questo è un po' difficile che voi lo possiate distinguere, il primo brano è del proto Isaia, il secondo è del deutero, il terzo ancora del proto e il quarto è del trito Isaia. Qui abbiamo tre profeti che parlano dell'epoca messianica e tutti e tre concordano nel dire quali sono le caratteristiche dell'epoca messianica. Gesù le riassume. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, eccetera. E allora guarire un lebbroso significa che Gesù è il Messia. Se noi allora ci chiediamo che valore ha questa guarigione del lebbroso? È un gesto terapeutico? Beh, senz'altro. Ma è terapeutico su due piani. Terapeutico sul piano fisico, ma anche sul piano morale, perché viene perdonato dei suoi peccati. È anche un gesto terapeutico di tipo sociale. Viene reintegrato insieme agli altri, insieme all'assemblea che prega. È una risurrezione, è una teofania, è una manifestazione messianica. Capite che altro è leggere il testo con ingenuità di chi si ferma alla buccia del testo e dice va bene, è una guarigione. Altro è invece cercare di entrare dentro nel testo, cogliere alcuni particolari e saperli poi evidenziare per capire la relazione che esiste fra azione e il messaggio che questa azione contiene. Ci siamo? Bene, andiamo al foglio numero 2. E passiamo al problema del sabato. Siamo al capitolo 6, versetti dall'1 all'11.
Un sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani, quello che fanno i nostri contadini. E mangiano i granelli che sono rimasti. Io l'ho fatto da bambino. Solo che dopo bisogna bere. Alcuni farisei sono sempre questi rompini. E guardate che anche tra noi cattolici ancora oggi ce ne sono. Non c'è da meravigliarsi. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, è interessantissimo. Coloro che provocano il primo concilio di Gerusalemme, chi sono? I farisei convertiti al cristianesimo, diventati cristiani, non hanno mica cambiato il modo di pensare. E quindi sono loro che pongono il problema. I pagani li dobbiamo circoncidere? E loro dicono sì, bisogna circoncidere, cioè bisogna prima farli diventare ebrei e poi farli diventare cristiani. Sono loro che rompono la tranquillità. Paolo e Pietro testimonieranno che Dio invece le cose le fa per bene e quindi attraverso i fatti dimostra che non c'è bisogno di passare attraverso la circoncisione. Pietro parla di Cornelio e dice: scusate tanto, vengono a chiamarmi, ero a Ioppe, stavo pregando, vedo in una visione un grande lenzuolo con animali puri e impuri e sento la voce di Dio che mi dice: prendi e mangia. E io dico: no, non posso perché ci sono anche degli animali impuri. E questa voce dice: ma va là, vuoi che io mi metta a divertirmi a fare animali puri, animali impuri? Tutto ciò che viene da Dio è puro. E immediatamente vengono a chiamarlo alcuni servi e dicono: il nostro padrone ti vuole parlare. Il nostro padrone è il centurione Cornelio. Pietro parte, arriva e cosa vede? Vede che nella famiglia di Cornelio stanno avvenendo gli stessi fenomeni estatici che lui aveva vissuto insieme agli altri apostoli il giorno di Pentecoste. E lui fa una considerazione semplice, dice: se lo Spirito Santo è già presente in loro, come posso io non dare il battesimo? Li battezza subito. E sarà questa la testimonianza che lui porterà a Gerusalemme. Paolo invece dirà: quando io con Barnaba ho cominciato il primo viaggio apostolico, mi sono rivolto agli ebrei. E a Antiochia di Pisidia, gli ebrei hanno dato forfè e noi abbiamo capito che Dio voleva che ci rivolgessimo ai pagani e i pagani hanno accolto questa parola. Infatti, i farisei cristiani li avremo sempre, li ha avuti la Chiesa primitiva, li abbiamo anche noi oggi. Possono essere una provvidenza, perché obbligano gli altri a chiarire la motivazione profonda di certe scelte. Se noi non avessimo, fra virgolette, persone che ci disturbano, chiuse le virgolette, noi rischieremmo la superficialità su tutto, a livello politico, a livello economico, a livello culturale, a livello religioso. E quindi non guardiamo con antipatia queste persone. Hanno un loro ruolo. Qualche volta sì, sono persone un po' fastidiose, ma non dobbiamo mai dimenticare che non dobbiamo fermarci alla superficie. Dobbiamo capire qualche cosa di più profondo. E se Dio permette che queste persone esistano, vuol dire che noi abbiamo bisogno. Guardate che qualche volta mi verrebbe la tentazione di augurarvi di essere visitati dai testimoni di Geova.
Fin quando girano il mercato non c'è niente di male, e quando ti suonano il campanello di domenica alle 7 del mattino. Mio padre puntualmente spegneva il campanello a sabato sera perché dice domani voglio dormire. Tu puoi non aprirli, ma chi sei, no? Ma se discutete con loro, beh, io ho visto parenti cattolici entrare in crisi. Ma perché? Hanno delle lettere di Paolo. Perché sono persone che mettono in evidenza il fatto che noi siamo talmente digiuni della parola di Dio, che è fondamento della nostra fede, per cui non sapendo rispondere, proprio perché non conosciamo, ci troviamo in imbarazzo e cominciamo a mettere dei punti di domanda sulla fede che abbiamo, dimenticando purtroppo che già questo problema c'era nella Chiesa nascente, perché se la lettera di Pietro dice che noi dobbiamo essere sempre pronti a rispondere a chiunque ci chiede la ragione della speranza che c'è in noi, vuol dire che anche loro c'erano dei problemi nel testimoniare anche a livello di scambio, nella discussione, di testimoniare la propria fede. Mostrando dunque che non basta credere, bisogna avere anche una riflessione sul nostro credere, avere degli elementi fondanti sul nostro credere. Bene, questi fari... Mi è capitato un'esperienza così, ma mi è capitato durante quegli incontri che sono promossi dall'associazione, tra le 10 parole, due volte di ascoltare dei relatori, uno, sì, due ebrei, uno era Stefano Levi della Torre, che si è proclamato non credente, laico non credente. Quella sera è stata un'esperienza grandiosa, che mi ha fatto riflettere sull'importanza della formazione, del diventare consapevoli, perché lui, non credente, laico, ha saputo passare dalla parola di Dio per gli ebrei, per noi cristiani, ha dimostrato che è un'aderenza poi con la vita che era stupefacente, una cosa meravigliosa. E io sono andata a congratularmi con lui perché ho capito quale abisso di ignoranza ci sia e quale necessità estrema ci sia di prepararsi, di esserci. Credere non è solo questione di mondo interiore in rapporto con Dio. Credere è anche vivere in un certo modo in mezzo agli uomini. Fa parte del mondo umano la comunicazione. E quindi la fede non è solo testimoniabile con i fatti, è anche trasmissibile con le parole. La prima cosa che fanno gli apostoli non è vivere bene soltanto, ma è comunicare. Chiamalo kerygma, chiamalo didache, ma parola sempre è. Bene, questi farisei dunque, che noi ci troviamo ad avere nella Chiesa, dall'inizio della Chiesa fino ad oggi e fino alla consumazione del tempo, questi farisei lo osservavano per vedere se lo guariva il giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno, Marco dice una parola tremenda: sdegnato.
qui Luca, che è molto delicato, tira via quella parola. E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Interessante. C'è un miracolo, mica prestano attenzione al miracolo. Mica si chiedono che cos'è avvenuto. No, ha contravvenuto al comandamento del sabato. Continuiamo. Dunque, noi abbiamo le spighe strappate, non abbiamo finito di leggere, perché queste spighe strappate portano questi farisei ad accusare Gesù. Perché fate il giorno di sabato quello che non è lecito? Gesù rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli, se non ai soli sacerdoti, e diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Dunque abbiamo questi due episodi, quello delle spighe triturate con la mano e quella dell'uomo con la mano paralizzata, che creano un Gesù piuttosto rivoluzionario nei confronti, anzi in questo caso, manifesto peccatore. Ora noi dobbiamo cercare con pazienza di entrare dentro a questi testi per cercare di capire qual è il meccanismo che Gesù tenta di far scattare nei suoi ascoltatori. Dunque, la prima cosa che dobbiamo avere ben chiaro in testa è questo. Per il mondo ebraico, il sabato, all'epoca di Gesù, mondo ebraico all'epoca di Gesù, il sabato era qualcosa di sacro, di distintivo, molto di più della nostra domenica. Quando sei secoli prima gli ebrei furono condotti schiavi a Babilonia, hanno dovuto ovviamente abbandonare Gerusalemme. Niente più tempio, niente più sacrificio, niente più niente. In questo periodo, i sacerdoti, portati anche loro in esilio, hanno fatto delle equipollenze e hanno detto: traduciamo il concetto di luogo sacro in concetto di tempo sacro. Non possiamo più andare al Tempio, non possiamo più pregare nel cuore di Gerusalemme. Bene, non avendo più il luogo, rispettiamo profondamente un tempo, il sabato. Quindi per l'ebreo rispettare il sabato era un atto di fede, era una specie di credo. Non era un incontro con Dio, era una necessità per manifestare la sua identità. Non c'era più il sacrificio, non c'era più lo spargimento di sangue nel Tempio di Gerusalemme, valorizziamo la circoncisione. Quell'alleanza che veniva fatta nel Tempio di Gerusalemme attraverso il sacrificio, il sangue di un animale, adesso l'alleanza viene fatta attraverso questo gesto, alla nascita del bambino. Quindi voi avete la circoncisione e il sabato che diventano i due pilastri della fede ebraica. Noi diciamo: quali sono i due misteri principali della fede? Unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore.
E noi diciamo questi sono i nostri due pilastri. Gli ebrei dicevano i nostri pilastri sono circoncisione e sabato. Andare dunque contro il sabato, vi rendete conto cosa significava? Non era un peccatuccio, era fare una specie di confessione di ateismo. Quindi una cosa gravissima. Un cristiano che non va a messa fa un peccato grave, ma non fa confessione di ateismo. Molti infatti hanno la sfacciataggine di dire io sono credente, non praticante. Quindi cerchiamo di capire cosa voleva dire non osservare il sabato. In questo capitolo per due volte di seguito Gesù non lo osserva. Ora, quali sono gli argomenti che Gesù porta per dire si può anche non osservarlo, non bisogna essere schiavi del sabato? Il primo argomento è questo. Dice Davide, che è considerato il santo patriarca, ne ha combinate che metà basta, però è colui che è rimasto sempre fedele a Dio, è colui che ha ricevuto da Dio il dono della profezia messianica di Nato. Per gli ebrei, dunque, Davide è al di sopra di tutti, è il massimo. E Gesù dice, Davide è massimo, va benissimo, guardate che però Davide, per salvare la vita sua e dei suoi colleghi, ha infranto la legge. E quindi dice, se io salvo qualcuno, posso infrangere la legge. Quando si tratta della testimonianza di fede, io credo, allora la vita può essere sacrificata. Chi ha coraggio diventa martire. Ma in tutti gli altri casi, quando c'è la vita da una parte e la regola morale dall'altra, se non ci sono danni ad altre persone, infrangendo la regola si può salvare la vita, si salva la vita. Vi è chiaro, questo è il messaggio di fondo. Ci torneremo dopo il caffè.